Oggi, tantissime persone, e tantissimi cittadini di Colleferro, si chiedono perché la vecchia via romana, che dal bivio della Casilina, Barmarini, attraversava il quartiere dello Scalo, conduceva a Colleferro, proprio dove oggi c'è la via degli esplosivi, fu chiusa al traffico, poiché l'allora BPD se ne impossessò, senza mai divenirne proprietaria. Molti cittadini si chiedono anche perché ogni tanto qualche politico parla di una prossima riapertura della stessa. Al precipuo scopo di ricordare, a molte persone, il perché, chi e come, si fece chiudere quella strada di pubblica utilità, è opportuno rifare un po' di storia di quel tempo. La chiusura di quella strada non è stata mai autorizzata, da nessuno, neppure durante la guerra, e a conferma di ciò, ricordiamo bene che, nel tratto interno, vi erano alcuni fabbricati abitati da famiglie, che nulla avevano a che fare con la BPD, ad esempio le famiglie Belvedere, Colabucci, De Feo e molte altre ancora. Malgrado Parodi fosse senatore del Regno, ad ogni sua richiesta di chiusura, giustificata dal fatto che vi era una fabbrica di esplosivi, nemmeno il fascismo ne volle mai autorizzare la chiusura al pubblico e al traffico. Solamente nell'immediato dopoguerra, intorno al 1947, si arrivò alla chiusura della stessa. A tale chiusura, molti cittadini dello Scalo reagirono violentemente alla prepotente installazione dei cancelli. Ercole Centra, ad esempio, energicamente, a capo di un folto gruppo di cittadini residenti allo Scalo, di notte, piazzò, addirittura, alcune cariche di esplosivo alle colonne dei cancelli e le fece saltare in aria. Cosa mai era avvenuto? Chi aveva autorizzato tale chiusura e perché? In quel periodo era sindaco, il primo sindaco di Colleferro, poiché precedentemente vi erano stati solamente commissari prefettizi, Pio Peraccini del PC, era un omone grosso e risolutivo. Era un ferroviere conducente di locomotive a vapore in servizio alla stazione di Colleferro Scalo. Moltissimi anni prima, costui, per il giorno della marcia su Roma, il 28 ottobre 1922, mentre i ferrovieri proclamavano lo sciopero generale, allo scopo di non trasportare i fascisti a Roma, si offrì volontario per portare a Roma tutti i fascisti della zona, radunati a Valmontone a Palazzo Doria, e comandati dal professor Romolo Salvitti. Alla caduta del fascismo, nel 1943, e dopo la fuga di tutti i caporioni di Colleferro, prese le redini della città Serafino Pagnoni, che, con un comitato, cercò di aiutare tutti i cittadini. Di questo comitato faceva parte anche il Peraccini. Dopo che Serafino Pagnoni rassegnò le dimissioni e tornò al comando dei vigili del fuoco, le redini del comune passarono a Pio Peraccini, che rimase in carica fino al 1952, anno in cui fu poi eletto Biagio della Rosa, del Partito Socialista. Eravamo in pieno periodo di ricostruzione e la materia prima era la calce e il cemento. I figli di Peraccini avevano una ditta di costruzioni in Roma. Un brutto giorno, arrivò, da parte del prefetto di Roma, al sindaco di Colleferro, una lettera con la quale si chiedeva se il tratto della via romana poteva essere di vitale ed essenziale importanza per il comune di Colleferro, in quanto vi era una richiesta di chiusura da parte della stessa BPD. Il Peraccini rispose senza pensarci due volte, affermando con superficialità che tale strada non era affatto necessaria per i cittadini di Colleferro. Fu così che il prefetto di Roma autorizzò la chiusura di via Romana. In quel periodo, da parte di tanti dipendenti dell'allora Calcementi, si diceva che i figli di Peraccini avevano cemento e calce a volontà. Ricordiamo benissimo la disperazione dell'ingegner Magrini, che si lamentava perché doveva fermare i lavori per la mancanza di cemento. Da quel giorno la BPD se ne è impossessata, senza che nessuno mai, fino ai giorni nostri, ne richiese, in nome della sacrosanta giustizia, la riapertura, chiedendosi mai, per quale strano presunto diritto, questa società se ne era così facilmente e perennemente impossessata in barba alle reali esigenze dei colleferrini, oggi alle prese con gravosi problemi di traffico e di collegamento con il quartiere dello Scalo, con la Casilina, con la stazione ferroviaria ed altro ancora. Alcuni nostri politici, forse solo per farsi propaganda in tempo di elezioni, parlano ogni tanto di riaprire questa centrale via cittadina, mentre tutti i colleferrini si sono sempre chiesti che cosa ci può stare dietro a tutta questa storia che, nonostante i tempi, continua ancora a restare irrisolta. Quali sono gli interessi in essere, ancora oggi, tenuto conto che non vi sono più industrie ma solamente terreni? Non si vorrà mica fare una speculazione edilizia futura di enorme portata? Il rischio si corre. E come? Staremo a vedere. Ma almeno diamoci da fare, prima che sia troppo tardi.